Massimo, pensi che l'edilizia scolastica possa risolvere i problemi dell'insegnamento? Assolutamente no. L'edilizia scolastica è un fattore che è necessario, ma niente affatto sufficiente. Il problema dell'insegnamento si centra, direi, soprattutto stabilite queste condizioni necessarie sul rapporto insegnante-allievo, o meglio, rapporto insegnante-allievi. Allora, in che misura risolvere i problemi delle aule migliori, uno spazio migliore per la scuola può essere di aiuto al rapporto tra un insegnante e i bambini? È di aiuto, anzi direi anche fondamentale, tanto quanto assicura i bisogni fondamentali del bambino e dell'insegnante. E sottolineerei questa cosa dell'insegnante, perché tante volte si trascurano i bisogni dell'insegnante. Ma stabilite quelle condizioni appunto necessarie, quale può essere la situazione del minimo di temperatura, del minimo sufficiente di spazio per muoversi, di banchi adeguati a quella che è l'età del bambino, in modo che non ne vengano fuori alterazioni fisiche come scoliosi o cose di questo genere. Una volta stabilite queste condizioni di base di soddisfazione dei bisogni elementari, poi tutto il resto è appunto nel rapporto interumano, nella situazione pedagogica, insegnante-bambini. Cioè è un fattore e non una situazione risolutiva dell'insegnamento. Quindi tu pensi che sia giusto fare una netta distinzione tra il bisogno materiale e l'altro bisogno? L'altro bisogno qual è? Se si può chiamare bisogno. L'altro bisogno, oltre a quello materiale, è tutto quello che può rientrare nel discorso dello sviluppo psichico del bambino. Effettivamente, in fondo, la scuola, se ci pensiamo un attimo, si riferisce e si basa sullo sviluppo psichico. Non è precipuo della scuola la situazione di occuparsi dei bisogni fisici. Abbiamo visto nelle scuole più moderne, per esempio, credo proprio in riferimento al bisogno psichico del bambino, un impiego del suo tempo nel rapporto tra il bambino e il colore, il bambino e gli oggetti. Abbiamo visto anche che in ogni scuola moderna c'è uno specchio a sua misura nel quale lui può rispecchiarsi. E ci è sembrato di vedere che tutta la tendenza della scuola moderna è nell'occupare il tempo del bambino con degli oggetti che poi di volta in volta un insegnante dall'altra usa in modo diverso. Tu che cosa ne pensi? Penso che tu mi accenni e mi dici a qualche cosa che è appunto la situazione, per cui quelle che sono le situazioni elementari, assolutamente necessarie per stabilire una situazione di insegnamento, una situazione pedagogica, vengano poi sopravvalutati. Vengono sopravvalutati e vengono portati a livelli di tecnicismo assolutamente esagerato, con un risultato piuttosto grave, nel senso che lo vedo in quel discorso addirittura dello specchio, che in una scuola ci debbano essere oggetti che servono per il bambino per realizzare una situazione di possibilità di fare o per fare dei giochi con gli altri bambini. Questo sono d'accordo perché appunto è una condizione necessaria. Però nel momento in cui si sopravvalutano queste cose e si porta questa situazione a questi livelli di tecnicismo astratto, queste situazioni necessarie diventano la situazione per cui il rapporto con gli oggetti va a rovescio.
a negare e a distruggere completamente il rapporto interumano. Per cui tutto il tempo del bambino può essere occupato nell'occupazione con i cubi di vari colori, nell'occupazione con la plastilina, nell'occupazione con disegni vari sulla carta e così via dicendo, annullando completamente quello che è il rapporto tra insegnante e bambini e tra bambini tra di loro. Paolo, ecco, chi vuole nuotare ancora un pochino, cammini sopra, benissimo, pronto il tuffo, il Gianluca che si... Mettiamo giù il bastone. Quali difficoltà vecchie e nuove e quali problemi gli insegnanti hanno il compito di affrontare? Senza dubbio la trasformazione di una struttura importante come quella scolastica non è un impegno facile da sostenere. Non si può nemmeno delegare il problema al volontarismo, anche se apprezzabile, di qualche operatore scolastico o di qualche insegnante cosciente. Ecco, prendi questo bastone qua giallo. La possibilità che l'insegnante ha di dedicarsi veramente al rapporto con i bambini è sempre molto scarsa. Sia per situazioni personali, sia per situazioni sociali, di condizioni di lavoro. Credo che stiamo parlando di bambini nel senso appunto della scuola elementare. E parlando di bambini nella scuola elementare, noi parliamo di maestre. Se c'è una situazione, una categoria assolutamente sottovalutata, è la categoria delle maestre. Ed ecco qui il nesso con quanto dicevamo a proposito della situazione tecnica. Può essere perfettamente vero. Non sono un pedagogo, ma credo di poter pensare e dire che da un punto di vista tecnico dell'insegnare a leggere, a scrivere, la cosa potrebbe essere anche più semplice di quello che può essere una lezione di un professore di liceo o addirittura di un professore universitario. Però quando si tratta di situazioni di educazione intesa nel senso dello sviluppo del bambino, la situazione della maestra è molto più difficile di quella del professore di liceo e del professore d'università. Il professore di liceo e il professore d'università hanno davanti a loro persone costruite. Se esiste un professore di liceo più o meno matto, come tanti si ricorderanno, o strano o violento, credo che nella vita di ciascuno ci sia il professore matto, strano o violento, ha un'influenza molto relativa al liceo, men che meno all'università. Ma proviamo a pensare una maestra matta o violenta all'elementare. Sono 5 anni di terrore per il bambino e di distruzione continua. Cioè fare la maestra elementare è molto più difficile che fare il professore universitario. Eppure da un punto di vista sociale, fare la maestra elementare è uno dei mestieri più semplici. Tanto che credo di ricordarmi bene, prima della riforma, adesso c'è in atto la riforma, le magistrali hanno addirittura 1 anno di meno della licenza liceale. Cioè non occorrono nemmeno i 5 anni di scuola media superiore per essere maestri. Questo è quello che si può scoprire andando a vedere appunto la situazione della scuola. Quando invece stabilite quelle condizioni necessarie di benessere materiale, certamente se i bambini sentono freddo a 5 gradi, beh, certamente non è una situazione accettabile, non possono lavorare, ma stabiliti i 20 gradi necessari, tutto si centra sul rapporto insegnante-bambini e dei bambini tra di loro. E questa situazione della realtà dell'insegnante, che dovrebbe avere tutta una situazione di ambiente favorevole, oltre che nel senso materiale, ma nel senso della formazione, della cultura, della possibilità di interessarsi al lavoro, credo che poche persone possano dire che esista. Questi disegni ci pervengono dalla Callipedia del dottor Schreber, edito nel 1858. Daniel Gottlieb Moritz Schreber, nato nel 1808 e morto nel 61, era un noto medico tedesco e studioso di pedagogia. Le sue teorie ebbero grande influenza a quell'epoca e dopo la sua morte. Egli si propose di combattere il lassismo e la decadenza della sua epoca con un elaborato sistema educativo, che si avvaleva anche di strumenti di costrizione fisica, mirante a rendere i bambini obbedienti e sottomessi agli adulti. Sostenne che i maschi devono avere il potere. La sessualità nei bambini e negli adolescenti deve essere repressa.
si deve sorvegliare la moralità dei bambini e dei ragazzi. Essi devono imparare presto a sottomettersi, spesso in modo acritico, alla volontà degli adulti. Ora, i metodi invece della pedagogia moderna, a quali pericoli potrebbero portarci? Beh, quali risultati ha dato la pedagogia di Sreber lo sappiamo, perché è il caso famoso dello Sreber figlio paranoico, terribilmente paranoico. Nella pedagogia moderna ci può essere lo stesso pericolo. Lo stesso pericolo è, forse possiamo dire, anche peggiore, nel senso che è più mascherato. Non è così brutalmente sadico come quello di Sreber padre, che legava coloro che dovevano essere educati nelle sedie e nei vari strumenti di tortura. Però il condizionamento e la situazione per cui si paralizza, credo nel caso specifico dobbiamo dire il bambino, si paralizzano i bambini, può essere esplicato lo stesso con questa continua situazione per cui si porta il bambino verso la situazione di rapporto con gli oggetti materiali e con gli oggetti inanimati. La situazione di far strafare al bambino 100 cose e 1000 cose in un giorno, dicevo prima, appunto dai cubi di plastica alla plastilina o alla passeggiata nel bosco, questa situazione continuamente serrata è un condizionamento che impedisce qualsiasi dimensione di proposizione attiva del bambino stesso. E c'è una ragione, cioè la ragione è che la proposizione attiva del bambino che prende iniziative, nel senso che magari può accadere che senza tante situazioni di strumenti pedagogici pensati in maniera cosiddetta scientifica si mette a giocare con gli altri bambini con i sassi che trova per terra o quant'altro mai con la famosa terra, di cui forse le persone che hanno una certa età si ricordano che non c'era la plastilina, ma si faceva la stessa cosa lavorando con la terra nel giardino. Quindi, diciamo, potrebbe bastare che a scuola ci sia un giardino adeguato perché i bambini possono giocare. Dico adeguato perché se è fatto di tutte aiole perfettissime e che non si possono toccare, e allora il bambino viene ugualmente paralizzato dal giardino, che invece dovrebbe avere la funzione di facilitare l'iniziativa e la situazione di attività del bambino. Il discorso potrebbe essere ancora più lungo, riferirsi a termini culturali, a termini, diciamo, di realtà di lavoro dell'insegnante. Termini culturali, l'accenno appena è che non ci si fida mai del bambino. C'è tutta una dimensione culturale per cui si pensa che il bambino vada sempre controllato. Va controllato e quindi sotto la parola educazione si nasconde una situazione di mentalità per cui il bambino va plasmato da capo, come se non avesse nessuna possibilità personale di rapporto con la realtà. E per cui magari appunto gli si insegna a mettere un cubo sopra l'altro, il bambino lo sa fare da solo di mettere un cubo sopra l'altro, non c'è nessun bisogno di insegnarglielo, ma c'è questa situazione di fondo per cui questo pensiero che il bambino va controllato ogni momento perché altrimenti sarebbe distruttore per sé, pericoloso a sé e agli altri. Con questa formula già mi riferisco a quella che può essere un'idea che esiste nella cosiddetta cultura ufficiale, eccetera, che il bambino non ha una dimensione propria di rapporto con la realtà, per cui fondamentalmente, al di là delle situazioni di educazione per cui gli è stato insegnato a non mangiarsi una poltrona, a non parlare con il muro, però se non gli fosse stato insegnato, il bambino lo farebbe, alias sarebbe matto. C'è questo e viene anche codificato da certe cosiddette teorie scientifiche. E quindi c'è questa prima situazione che porta alla situazione di educazione intesa come continuo controllo e continua paralizzazione di questo cosiddetto individuo distruttore
per sua natura. È necessario un lavoro comune che coinvolga tutti gli interessati per considerare insieme i problemi da risolvere, le soluzioni da approntare, i tempi e i modi per realizzare tali soluzioni. Sarà un lavoro difficile e lungo, ma necessario. È evidente che non si potranno risolvere le carenze pensando soltanto a nuove costruzioni edilizie.